Vado, una signorina che addenta. Raga, è illegale. Scacco matto a tutti, signori e signore. Questa sera andremo a provare della carne di squalo per voi. Stiamo andando in questo fast food che abbiamo scoperto faccia carne di squalo. Attualmente ci troviamo in Croazia, a Porec, siamo in vacanza. Abbiamo trovato questo fast food su internet che fa un sacco di pesce e tra questi abbiamo letto che fa anche della carne di squalo e almeno io non ho mai provato carne di squalo. Tu l'hai mai provata? No, mai. Ecco, e quindi la cosa ci ha incuriosito un botto perché insomma non capita tutti i giorni di provare lo squalo, quindi abbiamo deciso di andare a provare questi panini e faremo sapere come sono. Siamo arrivati al Tunaholic. È il menù del Tunaholic, abbiamo tonno, c'è il pesce spada, il salmone, la carne di squalo e quello è il panino che prenderemo noi. Qua abbiamo una scelta anche tipo di gamberoni, sardine, calamari e noi prenderemo i gamberoni. Qui c'è la cucina, come potete vedere ci sono un botto di persone che aspettano per ricevere i loro panini, infatti sarà una bella attesa o no? Grinch. Two shark burger. Okay. And these sheer rims. Thank you very much. Anything else? No. Abbiamo pagato 200 cune che sarebbero 27 euro. Ah, cavolo. È lo shark. Questa è tutta la cipolla con le zucchine, rucola, salsa di maionese, chili, fagioli e poi c'è dentro lo shark. Due shark. Il pane sembra croccantissimo. Abbiamo i gamberoni con le patatine, maionese, ketchup e limone. La cosa più bella è che ci hanno dato i fazzoletti. Grazie! Ci siamo messi a mangiare sulla panchina perché il posto addetto è piccolino e era già occupato dalle persone, quindi abbiamo detto vabbè facciamo da e poi così riusciamo a darvi una reaction esatto. Migliore. Sono stati straveloci a portare i panini e la roba, ci avrà messo 5 minuti nonostante tutta la gente che c'era e comunque il prezzo per due panini e questa roba, considerato che è pesce fresco, non è così tanto, quindi affrontabile. Raga, è illegale. La carne di squalo si sente, è tenera, è buonissima e tutto il contorno c'è cioè tipo strasaporito, buonissimo. Adesso proviamo questo rigorosamente maionese perché il ketchup non mi piace. Questo com'è? Buonissimi. Perché lo scampo è cotto benissimo, tra l'altro è freschissimo e l'impanatura attorno è croccantissima, buonissimi anche questi legali. Se dovessi scegliere tra questi e questo direi il panino chiaramente, però sono buonissimi. E adesso prova il Gigio. Il panino è speziale, spaziale. Lo speziale. La carne di squalo è buonissima, e si sente subito e poi dopo viene accolta dalla cipolla, mi pare. La cipolla, sì, buonissima. E tutti gli altri ingredienti che non tolgono il sapore del pesce, che è una cosa sicuramente importante. Vero. Buoni, vero? Prova la salsina rossa. Dimmi quale ti piace di più. Preferisco la salsina rossa. Anche io. Il gambero è veramente molto buono. Cioè, il granchio, il gambero, il granchio. No. È granchio? No, non gambero, è uno scampo. Gambero. Ah no, era un gambero. Ah sì, quello che è. Sono i gamberi di qua. Ah, molto vero. Buoni. Allora, raccontami questa esperienza. Il pesce è stato fenomenale, abbiamo mangiato un casino, sono
bella piena, a me è venuta la puzza. Vi do un consiglio, ragazzi, mi raccomando, tenete le unghie corte, perché altrimenti con le unghie lunghe vi si infila tutto il cibo sotto le unghie. Non voleva che lo dicessi, ma da brava youtuber recensitrice, si dice recensitrice? Sei cringe. Io lo dico, ok. L'unica cosa è che non abbiamo preso l'acqua e quindi abbiamo un po'... Vabbè, ok, adesso parlo io. Il cibo era veramente buono, è stata un'esperienza da 5 spaziale, stelle. Mangiare non della speziale. Non speziale, spaziale, mangiare della carne di squalo. Molto buona, tenera, la consiglio a tutti. Non so se in Italia si mangia o posti dove si mangia. In Italia non esiste questo posto, ma se mai verrete a Porecchi in Croazia, ricordatevi Tunaholic. Vi consiglio di mangiare la carne di squalo se mai nella vita troverete un posto dove la fanno. No, non ho finito. Inquadra me e non nella mia fronte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete il video, commentatelo e stay tuned che la prossima settimana uscirà il video intero sulla Croazia. Oggi abbiamo deciso di andare a mangiare della carne di squalo. Abbiamo trovato qua vicino un fast food e vi faremo sapere come sono. Ti sei sempre inquadrato te, non hai inquadrato mai lo sportello? Ah, dovevo inquadrare lo sportello. Scacco matto! No, devo camminare, aspetta. Quest'oggi abbiamo deciso di andare a mangiare della carne di squalo.